Celje Castellaneta e Francavilla Monteruni, due semifinali inaspettate, figlie di grandi imprese. Non sono mancate le sorprese in gara 3 del primo turno playoff di Serie C Silver, con le outsider Monteruni e Castellaneta capaci di eliminare le favorite Monopoli e Altamura. L'impresa più grande è senza dubbio rappresentata dal successo di Monteruni, capace di violare per la seconda volta in 7 giorni il parquet di Monopoli, squadra seconda classificata al termine della stagione regolare. L'84-78 ottenuto dai salentini, trascinati dai 23 punti di Chirico, conferma lo stato di grazia di una squadra che ha sì chiuso in una posizione la stagione regolare, ma ha conquistato 9 successi nelle ultime 10 gare. L'altra sorpresa di questo primo turno è arrivata dal 65-62, con il quale Castellaneta ha espugnato Altamura al termine di una gara giocata sul filo del rasoio. Sul filo del rasoio, ma con il pronostico questa volta rispettato, si è giocata anche la terza sfida tra Celje e Ruvo, con i padroni di casa vincitori per 77-75 e qualificati al turno successivo, nonostante la grande prova tra le file ruvesi di Serino, autore di 18 punti e miglior marcatore della partita. Nella domenica che ha decretato le semifinaliste playoff, festeggiano la salvezza Vieste e Cusionico, che capitalizzano il fattore campo in gara 3. La squadra garganica ha completato il sorpasso nella serie ai danni di Murgia Santeramo, imponendosi per 82-76, mentre Cusionico ha messo KO Manfredonia con un largo 78-64, costringendolo allo spareggio finale proprio contro Murgia Santeramo.